Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Match professionistico di box internazionale ieri sera a Spoltore all'interno del Memorial Andrea Mastromauro, giovanissimo ragazzo che ci ha lasciato troppo presto qualche anno fa presso la discoteca Il Dollaro. Il pugile professionista spoltorese doc Davide Delellis ha affrontato il numero uno in graduatoria serba Aleksandar Petrovic. Nonostante una categoria importante di differenza, Delellis super medio e Petrovic medio massimo, l'atleta abruzzese nell'arco di 6 riprese ha strappato un pareggio che sta di vittoria contro un avversario di caratura superiore, incamerando punteggio per la classifica italiana nella categoria medio massimi. Al termine, duplice momento di commozione, dedica del risultato sportivo ad Andrea Mastromauro da parte di Delellis e fuori programma a tinte romantiche. Il pugile serbo ha chiesto alla sua fidanzata sul ring al termine dell'incontro di sposarlo tra gli applausi del pubblico fortemente emozionato. Le parole del pugile Davide Delellis. Davide Delellis, insomma, si riprende in modo forse leggermente superiore alla tua categoria, come dicevi, però è stato un incontro sportivo, un incontro forse molto duro, però alla fine una parità che sta quasi di vittoria, se vogliamo. Sì, è stato veramente un match duro, dove ho cacciato appunto le mie qualità principali, che appunto è il coraggio. Non ho fatto mai un passo indietro, è stato un bellissimo match, complimenti al mio avversario. Anche perché Aleksandar Petrovic è un medio massimo, come dicevi, insomma, un avversario, diciamo, la mia categoria è super medi, mentre invece lui è il medio massimo, ha combattuto anche diversi match da pesi massimi. E poi l'affetto del pubblico che possiamo sentire, forse è quello, assolutamente, la cornice splendida in questa serata. Assolutamente, grazie a tutti. E non dimentichiamo ovviamente il fine principe, ovvero ricordare un amico. Il mio amico Andrea, sì. Il primis la serata è dedicata tutto a lui. Ma prossimi impegni, prossimi appuntamenti? Dicembre. Cosa bolle in pezzo? Allora, in pentola bolle che ho firmato un contratto con Fight Clubbing, dove dovrei combattere a dicembre. Per il momento sappiamo questo. Paradossalmente, piccolo fuori onda, c'è stata una proposta di matrimonio addirittura. Se sì, del mio avversario, sì, complimenti a loro. Insomma, è tutto inaspettato. Sì, tutto inaspettato. Poi, tanti sponsor, tante persone che ti hanno tutti sì. In primis, vogliono fare dei ringraziamenti. In primis al mio sponsor Michele Varrasso, a mio padre, alla mia ragazza, tutti quanti. Siamo un team bello forte. Vogliamo dare tutti amici! Un saluto a tutti e se continuate a seguirmi a dicembre a Pescara. Prima del main event, tanti gli atleti dilettanti di differenti età e genere che si sono messi in mostra sotto i riflettori tra gli applausi del pubblico presente, regalando una serata di sana competizione sportiva e a se stessi un importante palcoscenico dove farsi conoscere. A fare gli onori di casa la presenza dell'amministrazione comunale con il sindaco di Spoltore Chiara Trulli. Ascoltiamo le sue parole. Sindaco Chiara Trulli, insomma, una bella manifestazione di sport, tanti atleti, tanti pugili di differenti età, differenti generi, e anche soprattutto un main event molto interessante, insomma, una bella kermesse per tutto il comprensorio spoltorese, non solo. Sì, una bella serata, una bella manifestazione. E abbiamo visto che c'è anche una nutrita serie di sportivi e noi ci auguriamo che portino in alto il nome dei nostri territori, appunto, di Spoltore e anche del suo, diciamo, Interland. Ovviamente main event il pugile Delellis che appunto concorre da Abruzzese Doc per un ambizioso traguardo nazionale. Sì, chiaramente facciamo tutti il tifo per Davide, è un nostro concittadino e quindi siamo orgogliosi di lui e gli auguriamo tutto il meglio per la sua carriera pugilistica.
per chiudere, insomma, ben vengano questi eventi sportivi di pugilato. Certamente, noi siamo sempre felici di patrocinare, di supportare e di essere presenti in eventi così importanti. Una serata dunque all'insegna dello sport, dei suoi valori, del pugilato, con un finale decisamente dal forte impatto emotivo. Tutti insieme per il mio amico che è venuto a mancare diversi anni fa. Per Andrea!